Barbara D'Urso perde le staffe a pomeriggio 5. Giovedì 18 aprile su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Pomeriggio 5, il rotocalco condotto da Barbara D'Urso. E proprio la padrona di casa ha avuto un acceso battibecco con un suo ospite. Dopo il consueto spazio dedicato alla cronaca, nella seconda parte si è parlato di qualcosa di più leggero. Una persona in particolare, però, ha messo in seria difficoltà lei di Cologno. Di chi si tratta? Stiamo parlando di Sergio Vessicchio, giornalista della Campania, finito al centro delle polemiche per delle frasi dette sulle donne durante un programma di calcio. Stuzzicato in studio da Sara Altobello e Iuri, l'uomo ha avuto un linguaggio che non è piaciuto per niente alla conduttrice napoletana. Barbara D'Urso contro Sergio Vessicchio. Il discorso fatto da Sergio Vessicchio ha fatto arrabbiare moltissimo Barbara D'Urso. L'uomo, rivolgendosi all'ex naufraga Sara Altobello, ha detto queste cose, e poi ti lamenti che ti dicono le porcherie. Guarda come sei vestita. Affermazioni che hanno fatto imbestialire la padrona di casa. A quel punto gli ha domandato di spiegarsi meglio, ma lui non ci è riuscito, quindi ha replicato così, dimostrando di essere molto sensibile a questi temi. In questo paese, quando si tocca la donna, i gay o gli animali, viene giù la fine del mondo. Lei di Cologno torna a parlare di Paola Caruso, e la madre biologica. Inoltre, a Pomeriggio 5 nella puntata odierna si è parlato anche del bellissimo incontro tra Paola Caruso e la madre biologica accaduto ieri sera al Live, non è la D'Urso. Lei di Cologno in trasmissione ha riconfermato di avere intenzione di ospitare anche il padre della soubrette calabrese in uno dei suoi contenitori televisivi. Se e qualora il genitore decidesse di mostrarsi, dunque, Carmelita è pronta ad accoglierlo ed ascoltare le sue ragioni.